5 persone arrestate e un'abitazione posta sotto sequestro è il bilancio di un'importante operazione di polizia giudiziaria portata a segno da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Teramo unitamente alla Compagnia della Guardia di Finanza di Teramo, in cui sono stati impegnati circa una quarantina di militari che hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Teramo nei confronti di persone di etnia rom, ritenuti responsabili secondo le indagini a vario titolo di usura, estorsione, truffa aggravata e di intestazione fittizia di un immobile. La vittima, un imprenditore edile locale, era stato costretto, secondo i riscontri dei militari, ad onorare debiti contratti con gli indagati, con tassi di interessi usurari attraverso continue minacce, anche nei confronti dei propri coniugi, ed assumere nell'azienda di famiglia in maniera fittizia tutti gli indagati, dando così una parvenza di legalità alle somme di denaro estorte attraverso condotte che configuravano truffa ai danni dell'INPS per decine di migliaia di euro. Un imprenditore si trovava in grave difficoltà economica. Da lì l'avvicinamento dei carabinieri ai familiari e partì proprio l'indagine e la collaborazione da parte delle figlie dell'imprenditore usurato. La serie di accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Teramo fornivano ovviamente i primi riscontri alla conoscenza tra gli indagati e l'usurato, e da lì veniva avviata l'intera attività investigativa che portava alla conclusione delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Teramo su richiesta della Procura di Teramo. Il prestito è stato effettuato in più soluzioni, ma gli interessi richiesti e riscontrati con tasso di interesse usurario erano di più del 500%, quindi per ogni 1.000 euro prestate bisognava pagare 400 euro al mese di interessi. Noi ci siamo occupati della ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali dell'usurato e del suo nucleo familiare. Abbiamo poi accertato, attraverso la copiosa documentazione contabile acquisita presso le sedi delle società dell'imprenditore usurato, se fossero stati assunti gli autori del reato, quale controprestazione dell'usura presso queste società, e inoltre abbiamo accertato a quale titolo un immobile intestato alla figlia dell'usurato fosse nella disponibilità di due degli autori del reato.